questo nuovo video. Oggi è un video un po' diverso che mi era stato richiesto tempo fa da voi, ovvero come asciugo i capelli per renderli mossi. Intanto ho appunto lavato i capelli che sono avvolti nel mio turbante Beauty Things and Men. E li ho lavati utilizzando lo shampoo di End, questo qui anti-crespo, con cui mi sono trovata davvero molto 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 bene, che lo potete utilizzare sia puro che diluito. Poi applicando successivamente questo balsamo capelli di Tatiana, una nuova formula che è ottimo perché comunque è molto leggero, ma ha un'ottima azione districante ed ammorbidente del capello. Ora procediamo subito allo styling e vi mostrerò quindi i miei alleati per ottenere comunque un capello mosso. Da permettere che un capello liscio, tendenzialmente mosso, secco e tendenzialmente crespo. Quindi niente, preparo i miei alleati e iniziamo subito. Procedo in primis pettinando i capelli. Uso questa che è la spazzola in legno di Elkin. Applicare lo spray crema protettore, questo di Natura Equa, all'olio di sapote. Vaporizzo quello che rimane su punta e lunghezza e intanto vado a dare una prima asciugatura con il mio Parlux. Procedo applicando una piccola noce di prodotto di questo genere, la spirulina di Giada. Questa quantità è sufficiente. La distribuisco su tutta la chioma e procedo un'altra volta con una leggerissima asciugatura. A questo punto procedo applicando qualche pump di questa Moscapelli. Prima agito. Distribuisco in tutta la chioma facendo scrunch per dare definizione al capello. Invito a non eccedere con la quantità applicata perché sennò avete l'effetto contrario, ma l'importante è applicare 2-3 pump in base alla vostra massa in tutti i capelli. A questo punto procediamo chiaramente con l'asciugatura col fondo. L'asciugatura quasi ultimata. Quindi, dopo aver asciugato tutto il tempo i capelli a testa in giù, completo, diciamo, sistemo intanto la chioma in ordine. Completo l'asciugatura a testa in su, sempre facendo attenzione a non rovinare il capello. Questo quindi è il risultato sui miei capelli. Questa è la chioma. Completo aggiungendo un filo di lacca. Questa di Bioturm per fissare la chioma. Spero che questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Fatemi sapere come voi asciugate i capelli mossi. Ci vediamo al prossimo video.